Benvenuti a Torino Web News. Dopo la puntata olimpica della scorsa settimana torniamo a occuparci d'arte. Lo facciamo venendo a visitare la Fondazione Accorsi, via Po 55, che ha dedicato una mostra a 20 capolavori d'arte pittorica, da Carracci ad De Chirico. Una passione sbocciata in età matura, quella di Abdone Croff, mercante milanese di stoffe che in una decina d'anni circa, dalla metà degli anni 30 al 46, anno della sua morte, collezionò decine di opere d'arte per il puro piacere di circondarsi di bellezza. E convivono così capolavori diversi, da Giovanni del Biondo ad Annibale Carracci, da Pietro Annigoni a Giorgio De Chirico, tutti uniti da un solo filo rosso, il gusto del loro collezionista. La mostra capolavori da Carracci a De Chirico comprende veramente alcuni capolavori assoluti della pittura italiana che vale la pena di vedere, tra i quali segnalo un meraviglioso fondo oro di Giovanni del Biondo, grande pittore fiorentino trecentesco che si riteneva perduto questo quadro, un quadro di Carracci che è un capolavoro splendido, un ritratto, forse l'autoritratto del pittore, un quadro caravaggesco della scuola di Nicolas Sarrazin che rappresenta un San Sebastiano trafitto, molto molto suggestivo, e una serie di opere di Pietro Annigoni e del suo entourage, tra cui Xavier e Antonio Bueno, con un doppio autoritratto straordinario, di cui esiste anche il bozzetto che è esposto in mostra, e un quadro meraviglioso di Serri che rappresenta un interno di una libreria di assoluta suggestione. La mostra non ha un tema specifico perché è il frutto della collezione di Abdone Croff, che amava l'arte in generale, quindi non si concentrava solo su un periodo, ma può offrire a tutti i visitatori uno spunto e un tema di riflessione sull'arte italiana dal tardo Medioevo fino ai giorni nostri. Per maggiori informazioni sulle attività della Fondazione e sulla mostra da Carracci a De Chirico vi consigliamo di visitare il sito www.fondazioneaccorsi.it. Come sempre diamo adesso uno sguardo agli appuntamenti d'arte e spettacolo di questa settimana. Memorandum, Festival della Fotografia Storica, è il titolo del festival che si svolge fra Torino e Biella, sezione torinese al Museo di Scienze Naturali, in via Giolitti 36, fino al 21 marzo. Rocce e alberi in un bosco incantato, attori di un grande teatro della natura negli scatti di Craig Richards al Museo Nazionale della Montagna Duca degli Abruzzi fino a domenica 27 giugno. Al Teatro Regio fino a mercoledì 10 marzo, Peter Grimm di Benjamin Britten, opera in prologo e tre atti sul libretto di Montague Slater dal poema The Borough di George Crabbe. Parte il festival Beethoven al Teatro Vittoria con le 32 sonate per pianoforte, il primo concerto con le prime 4 sonate martedì 2 marzo alle ore 20. Due concerti al Teatro Colosseo, quelli che vi segnaliamo questa settimana, in via Madama Cristina 71. Il primo è domenica 28, si tratta dell'esibizione di Morgan. Martedì 2 marzo invece sale sul palco Mango. Ringraziamo la Fondazione Accorsi per averci ospitato. L'appuntamento è per la prossima settimana. Arrivederci dalla redazione web della città.